Ciao, pupa. Scusi, signore, sì, lo pupa. C'è movimento stasera? Siete i primi. Voleva dire che erano i primi clienti da 3 mesi a quella parte. Arriva gente. Forza, ragazze, su, sveglia. Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah. C'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Però l'incognito, l'incognito è la trovata del locale. Qui non ci sono nomi, solo numeri di telefono. Ha capito? Ci si sceglie... Un drink, signori. Volete bere? Sì! Beh, noi abbiamo portato la Brunella Ballor. Ma che dite? Che ci portiamo? I cibi cotti da casa. Ci porti 3 scotches, grazie. Cos'è che beviamo, Calbone? 3 scotches. Beh, io intanto mi butto, Scotches. Sì? Signora 10, potrebbe concedermi un appuntamento, diciamo, al centro della pista fra, diciamo, 5 secondi? Ok. A presto. Avete visto? Su, coraggio, provate anche voi. Su. Scelgi. Io. C'è la 3 lì che ci sta guardando. La 12. La 7. Anche la 1. E la 5. Ragioniere. Ci stanno guardando tutti. Ragioniere, dica un numero. Io? Sì. 180. E non esageri, sono soltanto 12. La 5 mi piace. Porca miseria, la 5 piaceva a me. Gliela cedo. No, 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 per carità. No, gliela cedo. Sua, la prego. No, faccio. Non si agiti. Ecco qua, le faccio io il numero. Pronto? Pronto? Chi parla? Sono Olga, tesoro. Non è casa Cometti? Come, scusi? Ho sbagliato numero. Adesso tocca lei, adesso. Ha sbagliato? Sì. Adesso mi hai chiamato, tesoro? Ho fuggito. Ha chiamato lei la signora? No, io veramente... E allora perché mi hai telefonato? Ma io veramente... Ti dispiace se mi siedo? Ti dispiace se viene una mia amica? Ecco, tesoro, sì. Ah, bene. Ti dispiace se ordino champagne? Ma sicuro, cameriere, porta via questa porcheria. Via, 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 via. Garçon, champagne. Fecero tutto quello che si può fare per farsi rapinare in un locale notturno. 2 cartoni di Don Perignon fatto col bicarbonato. Bello, bibita, bravo. A me. Cenetta di mezzanotte alla fiamma. Io adoro le tragiche foto a ricordo della serata. Calboni ne ordinò 40 copie. Più 3 mostruosi animaloni di peluche regalati alle signore. Violini zicani in pista. Come va con la tua? La mia mi viene un po' alta di cavallo, veramente. Meglio. Io credo che siano mature per portarla a casa da te. Sì, Bravi, bravi. Bene. Grazie, ragazzi, grazie. Che bravi. Buonasera. Andiamocene, va. Il conto, signore. Ah, sì. Beh, mette tutto sul mio conto. Quale conto? Beh, mandi tutto a casa. Ma in quale casa, mi scusi? Beh, facciano loro, poi dopo facciamo i conti. Intanto io parlo con le signore. Regolano loro? Noi, scusi, ma... Scusi. €649.000. Più il 18% di servizio. 4 anni di sanguinose economie. In più, Calboni gettò finalmente la maschera a proposito di quelle signore. Mi sono accordato per 50.000 lire a ragazze. Un affare, no? Ma vogliono dei soldi. Ma perché? Quando abbiamo ancora in cassa? Ma con le 8.000 lire
del ragionier Filini abbiamo 52.000 lire. Per bacco, accidenti, bastano solo per la mia. E beh, dammele, va, perché la mia le vuole anticipate.